Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash. Le chiese possono lavorare insieme per servire la causa della pace e della giustizia, l'ha detto il patriarca russo Kirill al cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa a Mosca per una soluzione del conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: non è stato raggiunto alcun accordo specifico, il dialogo continuerà se sarà necessario. Zuppi rientrerà oggi in Italia. Giro di vite su miliziani della Wagner. Dopo il fallito golpe la scorsa settimana, il Cremlino annuncia che i mercenari non combatteranno più in Ucraina. Giallo sull'arresto del generale Surovikin, ritenuto, secondo alcune fonti, un membro segreto della Wagner. Italia, il femminicidio di Primavalle, la disperazione della mamma della vittima: me l'hanno massacrata. Sarebbero almeno 6 le coltellate che il 17enne arrestato per l'omicidio, infatti, avrebbe inferto sul corpo di Michelle Maria Causo con un coltello da cucina. La ragazza, anche lei 17 anni, ha cercato di difendersi. Verifiche sul movente. Francia, terza notte di rivolta e violenze per il giovane ucciso dalla polizia. Il paese a ferro e fuoco, oltre 400 le persone fermate. A Parigi saccheggiati numerosi negozi, anche nella centralissima Rue de Rivoli. Il presidente francese Emmanuel Macron presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale alle 13 a Parigi per la seconda volta in 2 giorni. La politica e la Commissione Esteri della Camera ha dato il via libera al DDL di ratifica del MES, che nelle prossime ore approderà in aula per la discussione generale, ma la maggioranza intende rinviare il voto previsto per il 5 luglio, probabilmente a dopo la sessione di bilancio. Migranti, i lavori della prima giornata del vertice dell'Unione Europea a Bruxelles si sono chiusi senza che le conclusioni sulle migrazioni siano state approvate a causa del blocco imposto da Ungheria e Polonia. I due paesi vogliono che le ricollocazioni siano solo su base volontaria e non obbligatorie. Intanto non si fermano gli sbarchi e Lampedusa scoppia. Solo ieri sono arrivate 1.388 persone. Gli ultimi natanti bloccati erano salpati tutti dalla Tunisia. L'hotspot di Contrada Imbriacola ora ospita 2.833 migranti contro una capienza di 400 posti. A Palermo arrestato il pusher dei VIP, Mario Di Ferro, gestore del ristorante Villa Zitto, accusato di aver procurato e ceduto cocaina a diversi personaggi illustri della zona, tra cui anche politici di primo piano. Il ristoratore si trova ai domiciliari, i due presunti fornitori sono in carcere, già condannati per un altro processo, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 3 dipendenti di Villa Zitto utilizzati per lo smercio. 24 aerei militari cinesi, inclusi caccia e bombardieri, hanno attraversato questa mattina la linea mediana dello stretto di Taiwan, l'ha annunciato il Ministero della Difesa di Taiwan, aggiungendo che anche 5 navi da guerra di Pechino si sono unite all'incursione. Nella miniera di Silius, a Genna Tremontis in Sardegna, un gruppo di operai occupato a circa 600 metri di profondità 2 pozzi a servizio delle gallerie dove si trovano i giacimenti di vari minerali, tra cui fluorite e quarzo. I minatori protestano contro la decisione unilaterale della società Egea di spostarli nel sito di Lula, 200 km di distanza dai territori nei quali sono attualmente impiegati. Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale, indagato dalla procura di Caltanissetta per la strage di Capaci, sarebbe stato già interrogato lunedì scorso a Roma dai magistrati delle DDA Nissena e anche di Firenze per le stragi del 1993. Bellini, che si trova nel carcere di Spoleto, avrebbe negato qualsiasi coinvolgimento. Identificato grazie al video fatto da un altro turista mentre incideva il nome della fidanzata sulle mura del Colosseo, l'uomo residente a Bristol ma di origini bulgare è stato denunciato alla procura di Roma e rischia una maxi multa da almeno 15.000 euro e carcere fino a 5 anni. Meteo, arriva una perturbazione atlantica nel cuore dell'estate, nel fine settimana un ciclone attraverserà il centro nord Italia, avremo dunque 48 ore di maltempo, addirittura con qualche fiocco di neve sulle Alpi fino a 2.900 metri di quota. Per non dimenticare, nella notte tra il 29 e il 30 giugno del 1934, le SS di Heinrich Himmler fanno strage degli uomini della milizia armata del Partito Nazionalsocialista che ha sostenuto e aiutato Hitler nella sua ascesa. È la notte dei lunghi coltelli, uno dei passaggi decisivi che permetterà a Hitler di impossessarsi del potere in Germania. È tutto per ora, prossimo appuntamento alle 12, grazie per averci seguito, a più tardi.